immancabile l'intervista con Caffè Mauro, e siamo in compagnia di Michele Rizzo, il suo direttore generale, che intanto invito a salutare. Buonasera a tutti, bentrovati. Michele, noi ci incontriamo in più fiere e tutte le volte riproponiamo delle cose nuove, ma anche delle cose che fanno parte del vostro catalogo. Qui a Trieste Espresso 2018, che cosa presentate? Ma presentiamo fondamentalmente tutta la nostra gamma, che oramai i nostri consumatori e clienti e amatori conoscono bene. È ovvio che la nostra gamma continua ad avere delle piccole e continue modifiche, miglioriamo alcune descrizioni sui pack, miglioriamo anche dei contenuti in alcuni casi, cerchiamo di dare a ognuno il suo gusto, cerchiamo quindi di avere per ognuno di rispettare le esigenze che ogni consumatore può volere. In questa fiera ci presentiamo una gamma completa, dal monoporzionato di tutte le tipologie, perché oggi la compatibile funziona sicuramente bene, al grani, anche lì miscele, monorigini, arabica, robusta ed altro, al macinato, che ovviamente non ha trovato espressione in questa fiera. Dico non ha trovato perché siamo alle battute finali della fiera, fra qualche ora smontiamo, e posso dire che è una fiera che è andata molto bene. È una fiera che ha dimostrato anche quest'anno, una città che ha dimostrato di saper lavorare, non si è creato mai caos, c'è stata una giusta affluenza, una fiera piccolina, ma comunque una fiera che gestisce tutta la filiera, quindi per noi è stato molto importante sia incontrare e conoscere nuovi potenziali clienti, vecchi clienti, ma anche incontrare i nostri fornitori, tutta la catena del caffè crudo. Abbiamo incontrato, in alcuni casi conosciuto, degli importatori che magari non conosciamo perché vengono da paesi lontani come il Brasile, Costa Rica o da altro. È stata l'occasione per avere delle cene con tutta la categoria, per cui ci siamo scambiati anche dei pareri, ed è l'occasione anche per incontrare tutti diciamo, le grandi aziende di attrezzature. Ovviamente voi sapete che noi vendiamo un prodotto finito che poi è una promessa di gusto, vi promettiamo che il nostro caffè sarà buono se avete una buona macchina, un buon cinese. Quindi è l'occasione per gestire l'intera filiera, per dare al cliente sempre un miglior servizio e una migliore estrazione per un miglior prodotto. In 69 anni, perché voi siete nati nel 1949, siete riusciti a mantenere la caratteristica principale del vostro prodotto, la tostatura lenta. Quanto incide nel proporre ai vostri clienti un prodotto tostato così particolarmente gustoso e ben torrefatto? Guarda, incide molto perché intanto per noi la tostatura lenta, che è un sistema di cottura, chiamiamolo così, antico, che già dal 49 all'inizio della nostra attività iniziò e oggi si mantiene con macchine molto più moderne, ovviamente, per noi è un enorme problema di processi produttivi e di costi, che cerchiamo poi di ribaltare in vantaggio, perché il caffè che viene fuori è, secondo noi, un po' più buono rispetto ad altri caffè. Per cui raccontiamo molto e in maniera molto attenta tutto il sistema della tostatura lenta ai nostri consumatori e clienti, e ci dà un valore aggiunto, perché intanto la gente vuole oggi sentire anche raccontato un po' quello che fai. Dietro la tostatura lenta c'è anche un po' la passione di anni di studio, di anni, diciamo, di lavoro, di giornate di lavoro non nostre che mettiamo qui la faccia in queste occasioni, ma di chi c'è dietro, di tutta la squadra che lavora dietro le quinte, ma che permette a noi di avere un buon prodotto sicuramente. Anzi, colgo l'occasione di salutare tutti i ragazzi della produzione che lavorano, che non si vedono mai in giro, ma sono ovviamente l'anima che ci permette di avere un prodotto eccellente. Io lo chiamo il cuore del sistema. È il cuore del sistema, però io ho una visione leggermente diversa, forse, no? Che non me ne vogliano gli altri, ma ognuno ha una sua visione, non ce n'è una giusta e una sbagliata. Negli anni 70, ne parlavo ieri con una persona, il cuore del sistema era l'industria. L'industria doveva fare un buon prodotto e poterlo vendere. Negli anni 60, negli anni 70, poi negli anni 80 è stata la massificazione dell'industria. Allora la massificazione dei canali distributivi, i mass media, i mass market. E le aziende sono prolificate, ce n'erano poche aziende di caffè una volta, eravamo poche in televisione a Carosello negli anni 60, eravamo 100 aziende, di cui 2 o 3 di caffè. Ma voi eravate molto presenti? Noi presentissimi dall'origine, sempre molto presenti, perché sempre molto vicini al consumatore, all'epoca italiano, oggi internazionale, visto che operiamo in 60 paesi. Però io oggi penso che il sistema non è più l'industria,
l'industria ha un compito fondamentale di garantire un prodotto sempre eccellente, ma soprattutto standard. Un prodotto che non abbia picchi qualitativi dovuti alla problematica della siccità o della pioggia o di altre nature particolari che possono impattare su un prodotto agricolo come il caffè. Il nostro sforzo produttivo è quello di avere una tazza, un prodotto in tazza sempre costante, sempre buono, sempre di livello. Però se avessimo solo l'industria e non avessimo la parte commerciale, il prodotto rimarrebbe nei magazzini, anzi l'industria non funzionerebbe. Oggi l'anima, perdonami quindi se mi contraddico, del business, della nostra attività è il commercio, è il venditore, è il salesman, no? Per cui se abbiamo dei buoni venditori, delle persone che ci sanno ben rappresentare, dei buoni ambasciatori che raccontano la nostra qualità, la nostra cultura con attenzione tutti i nostri dettagli, allora noi possiamo fare meglio degli altri. Perché caffè buoni siamo tanti in Italia, a differenza dei miei colleghi dei fattori, non dico di avere il caffè più buono. In Italia abbiamo tanti caffè molto buoni, abbiamo tante aziende eccellenti che io stimo. Sono anche tante aziende chiuse che hanno paura a confrontarsi. Io invece auspico e rivolgo una preghiera ai miei colleghi torrefattori. Io poi faccio una parentesi, non sono l'industriale ma sono il manager che la gestisce. La nostra è un'azienda totalmente manageriale, non vorrei passare per l'imprenditore, ma mi sento tale. Un invito a incontrarci per capire cosa possiamo fare di più insieme per migliorare la filiera, la performance, ma sia qualitative che economiche, per tutelare questo nostro prodotto eccellente che un po' abbiamo svilito negli anni per colpa nostra, e non è un problema solo della torrefazione. Michele, per tutti coloro che sono dall'altra parte e che non sono ancora riusciti a entrare in contatto con voi e magari proprio incuriositi dalla vostra offerta che abbiamo appena visto mentre tu parlavi, scorrevano infatti le immagini dei vostri prodotti, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale entrare in contatto con voi e chissà trasformare una semplice richiesta di informazioni in un contratto commerciale, in una partnership? Allora guarda, non vi do un indirizzo, perdonatemi, perché no, cioè, abbiamo tanti indirizzi di posta. Vi invito ad andare sul sito che è www.caffemauro.com. Sul nostro sito troverete tutti gli indirizzi, avete gli indirizzi del commercio verso l'estero, verso l'Italia, per l'Oreca, per il retail, per il vending, per il marketing. Potete contattare quindi i nostri uffici, che sono tutti a vostra disposizione, per darvi le spiegazioni. Non penso che con una mail possa avere un contratto commerciale. Io auspico di avere un primo contatto di mail con i miei uffici per raccontarvi chi siamo, per farvi capire perché noi crediamo in un processo e come le nostre operazioni, la nostra lato Caffemaro e la vostra lato clienti / distributori possono crescere insieme, sempre con un progetto sinergico, perché l'unico business che funziona è quando c'è una doppia vincita, per parlare in italiano. Vinco io che vendo, vinci tu che compri. Gli affari si fanno in due, è una storia vecchia, però anche questa vicenda, questa storia un po' si è persa in Italia. Noi italiani siamo sempre un po' furbacchioni, siamo gli uomini più bravi del mondo, siamo proprio inventivi, creativi, però poi siamo troppo furbacchioni, tra virgolette, no? Il nostro lato negativo. Ed essere furbacchioni non è una cosa bella, è una cosa che poi svilisce il business, no? Quindi dobbiamo lavorare insieme, non dovete fare i furbi e non dobbiamo fare i furbi. Bene, e allora vi invito ad andare sul loro sito per visionare tutti i prodotti che vengono offerti nei vari comparti a disposizione. Michele saluta tutti loro. Grazie a tutti, alla prossima, e vi invito a venire a trovarci a Reggio Calabria. Se non potete, che è lontano, capisco che l'Italia è lunga o il mondo è grande sicuramente, visitate il nostro sito e saremo a vostra disposizione. Grazie, io continuo perché abbiamo ancora tantissime altre novità da presentare qui a Trieste Espresso 2018. Ciao Michele. Ciao Fabio, grazie a te e grazie a tutti.